Buonasera a tutte, buonasera a tutti. Allora, sto rispettando la promessa di fare i video ogni 2-3 giorni, quindi top. So quanto resisterò. Stasera mi si è appena rotto un'unghia, benissimo. Le unghie erano perfette e questa ormai è distrutta. Meravigliosa. E vi faccio questo video perché mi è appena arrivato un pacco. Oggi mi è arrivato il pacco che stavo aspettando del mio secondo ordine da Filati da Sogno. Dal negozio Filati da Sogno Yarn, Ice Yarns, che è la rivenditrice appunto italiana dei filati Ice Yarns, filati che amo, che avete visto il video precedente. Praticamente sono dei filati meravigliosi. Stavolta mi sono fatta prendere la mano, ho preso soltanto 5 lotti di filato. Perché ho visto il sito, ho visto il video di Max Knit e Crochet, che vi metto nel box informazioni come sempre. Praticamente lui prendeva dei filati di cui io veramente sono impazzita quando l'ho visti e l'ho comprati. Non sono finati, sì, finati, certo, filati economicissimi, perché un lotto da 300, da 200 grammi, no, sì, da 200 grammi costa 12 euro, però è 35% seta, ora ve lo faccio vedere, sono bellissime, ne ho presi tre colori. Vi do qualche piccola informazione. Allora, è il sito è Filati da Sogno di Marina, anche il canale YouTube e si chiama Gioiose Creazioni Filati da Sogno, quindi non si sbaglia. Lei è super gentile, se avete delle domande basta scrivergli, vi manda la mail quando il pacco parte, vi dà il codice di tracciabilità, quindi insomma tutto molto professionale. Il pacco arriva tramite Bartolini. E niente, io ho fatto l'ordine il 15 di ottobre, oggi è il 22, praticamente mi è arrivato in una settimana pari pari. Io ho fatto l'ordine di lunedì e mi è arrivato di lunedì. Come vi dicevo nel precedente video, vi consiglio di fare l'ordine di lunedì perché così in una settimana ce l'avete. Se come me siete impazienti quando acquistate i filati, vi faccio vedere subito quello che ho preso. Ah, come spese di spedizione ho speso 11,24 euro perché erano meno lotti, logicamente, quindi pesando anche meno si spende meno perché i lotti da 200 grammi, logicamente, pesano la metà rispetto a quelli da 400, i lotti normali su Yarn Style sono... No, ma perché dico a Yarn Style quando è Ice Yarns? Boh, vabbè, sono da 400 grammi, quindi si risparmia un po' sulle spese di spedizione. Sono molto soddisfatta, come sempre, sono impazzita quando ho visto questi colori. Parto subito con il primo, che è questo. Questa è la confezione come arriva. Ora il colore è un pochino più acceso nella realtà. Qui sembra molto verde oliva, ma è più un verde bosco. Arriva così. Non vi ho fatto vedere l'altra volta le confezioni, ma tutto imballato nel cellophane, quindi adoro questa cosa perché uno prende un gomitolino, lo richiude, non c'è pericolo che si impolveri tutto, perché io ora vi faccio vedere una cosa, alzo la fotocamera. Vi faccio vedere come praticamente sto mettendo i filati, non so se notate, l'ho tutti messi nelle scatole di cartone, poi vi farò un video se vi interessa fatemelo sapere. Praticamente, che bello fare i video con la fotocamera con il cavalletto alto, meraviglioso. Praticamente facendo i video, comprando quasi tutto in rocche, quando poi li apri la plastica logicamente va buttata via perché non si richiude. E allora si erano polverate tante, quindi insomma le ho messe nelle scatole, però non è che ho a disposizione così tanto posto in questa stanza per poter tenere tutto nelle scatole. Poi devo dire la verità, a me piacerebbe di più vedere i filati che si vedono più che le scatole, quindi vabbè, ora poi studierò quando avrò tempo, quindi non so quando, un sistema per mettere un po' tutto a posto meglio, diciamo. Allora partiamo, prendiamo un gomitolino, si apre. Scusate il rumore. Allora, questo è, vediamo se si zoom, se riesce a mettere a fuoco. Ecco, è un 35% seta e 65% lana merinos. In 50 grammi c'è 140 metri di filato. Si lavora con ferri uncinetto numero 4. Sì, anche 4,5. Io ci l'ho comprato questo colore per fare un bello sciarpone per Alessio, perché gli serve una sciarpa bella per l'inverno, che gliel'avevo fatte tantissime, però sono, si vede che insomma ora sono un po' migliorata anche con i ferri e quindi vorrei proprio fargli una sciarpa molto semplice, però a maglia rasata, magari non
Pensavo a Checco di Riso addirittura, perché per un maschio secondo me Checco di Riso è molto bello, con questo filato, però il Checco di Riso viene un pochino più stretta la lavorazione, invece questa è proprio una morbidezza pazzesca, ha una luminosità bellissima, c'ha un 35% di seta, quindi è un filato di quelli pregiati e si chiama Silk Merino DK. Io ne ho presi due lotti perché ho detto almeno ho 400 grammi di filato, voglio vedere se mi ci viene una sciarpa e un cappellino, ora vedo un attimo. Come vi dicevo, costano 12,24 euro a lotto da 200 grammi, io sono super soddisfatta come sempre, chiamolo. Poi ho preso un altro colore che è questo. Ora si sta mimetizzando con il retro, che è il tappetino delle perline, perché sto perlinando, non so se notate il macello che c'è dietro. Praticamente è anche questo, insomma, è uguale, 35% seta e 65% lanamerino, è praticamente la stessa cosa, solo in colorazione emerald. È bellissimo, questo colore è meraviglioso e mi ci voglio fare qualcosa per me. Cioè, non so se notate la morbidezza pazzesca che ha questo filato e la luminosità, cioè è veramente bellissimo, ritorto al punto giusto. Max, devo dirti grazie perché veramente c'hai occhio, veramente. E questo è il secondo colore che ho preso. Poi, allora, dove l'ho messo l'ultimo? Non so dove l'ho messo, l'avrò lasciata lavorare? Può essere. Non è l'ho lasciata al lavoro sicuramente, comunque è sempre perché mi è arrivata al lavoro. O l'ho lasciata in macchina perché mi si è ribaltata la borsa. Comunque fate conto che è lo stesso identico filato, solo in colorazione purple. Quindi bellissimo, meraviglioso. Tanto non si sarebbe visto il reale colore, quindi diciamo che è anche meglio così. Se cliccate nei box informazioni c'è il link che vi riporta ai filati dove ci sono tutti i colori. E ho preso un lotto da 200 grammi anche del color porpora, quindi è un color viola intenso molto bello. Poi ho preso questo filato qui che era in offertissima, l'ho pagato a 50% di sconto, costava 15,39 euro e io l'ho pagato 7,14 euro. È bellissimo, si chiama Online Mohair. Sono lotti da 400 grammi questi perché sono 50 grammi a gomitolino. Ogni gomitolino ha 250 grammi di metraggio, buonanotte, 250 metri di metraggio, è 15% mohair, 21 lana, 45 poliammide e 19% acrilico, super morbido, super luminoso, la luminosità è data dal poliammide. Qui danno come uncinetto ferri di riferimento il numero 3, secondo me sì, il 3, ma sì, ai ferri il 3 non userei di più perché è abbastanza fine. Qui ci può venire benissimo delle copertine, anche delle cose da bambini, secondo me è molto bello. Oppure una bella stola meravigliosa, insomma, qualcosa mi inventerò. È bellissimo, c'ha tanto metraggio, quindi secondo me ci si può lavorare. E questo è l'altro lotto che ho preso. E l'ultimo, che io ormai ogni volta che faccio un ordine ce lo metto sempre un colore perché devo dire la verità, è il mio filato preferito dell'azienda per il momento. Non ho mai preso ancora il Primadonna, ma il prossimo ordine sicuramente lo prenderò. Ho preso il Merino Gold Batik Blue Shade ed è questo. È qualcosa di spettacolare. Nel precedente ordine avevo preso la colorazione più estiva, quella che è un color viola, fucsia, porpora, giallo, insomma bellissimo. Questo invece nella tonalità del blu l'avevo comprato perché mi era venuto allo sghiribizzo di fare uno scialle per regalo a una mia amica, però non so se mai avrò tempo, comunque se non è quest'anno sarà il prossimo. E sicuramente mi ci farò qualcosa per me, penso di realizzarmici una bella stola. Sicuramente, oppure uno scialle a foglie, ora vedrò un attimo. Allora, sto per starnutire. Si chiama Merino Gold Batik, ora è in offerta, ho visto sul sito, a 6,15 euro. Non so se quando vedrete il video è sempre in offerta. Comunque vi lascio il link sempre nel box info. Io l'ho pagato 8,16 euro. Allora, è 40% lana merinos e 60% acrilico, in 100 grammi c'è 400 metri di filato, ferri utilizzati dal 3 al 4, anche 4 e mezzo secondo me.
Io devo ribadire la grandissima qualità dei filati, perché, cioè, non so se potete notare, ma mi spiace che manca il viola, però, che sicuramente lo giro in macchina, perché mi si è ribaltata la borsa dove c'avevo tutto, quindi sicuramente mi è andata a giro sotto seggiolini, ma domani la recupererò. Guardate i box informazioni, perché ci sono tutti i link che vi portano direttamente al sito di Filati da Sogno e al prodotto. Se qualche prodotto non è più disponibile, basta che guardiate se ci sono altri colori. Come vi dicevo nel precedente video, guardate nella sezione offerte o nei flash sale, perché ci sono sempre delle offerte top. Se fate l'ordine, mi raccomando, guardate anche per il merino, perché a 6,15€ per 400 grammi è veramente regalato per la qualità che hanno questi filati. Questo è quanto, io spero prima o poi di farvi vedere quello che sto realizzando. Vi do una piccola anticipazione, perché non so quanti secoli ci vorranno prima che la finirò, quindi che macello, se girassi la fotocamera vi spaventereste dal macello che ho in questa stanza. Ho iniziato a fare uno scialle senza seguire nessun tutorial, diciamo, perché voglio fare da me, quindi non so che verrà fuori. Ho iniziato con questa, che è la Cake Wool Light Glitz, questa qui che avete visto nel precedente video, è bellissima. Allora, ho iniziato lo scialle triangolare con i ferri circolari. Sto lavorando con i ferri circolari. Sto facendo una cosa un po' particolare, perché praticamente ho iniziato con un pezzo a maglia legaccio, però a me la maglia legaccio mi piace e non mi piace. Boh, mi piace perché è bella voluminosa, ma mi piace poco perché rende un po' più compatta la lavorazione. Allora ho deciso a un certo punto di fare un pezzo a maglia rasata. Poi, non contenta, ci ho fatto 3 strisce a maglia traforata. E poi sono ripartita con la maglia rasata e ora sono nella sezione del traforato. Diciamo che faccio 16 righe, 3 traforati, 16 righe, poi faccio un pezzo a maglia legaccio. Insomma, verrà un abbastanza particolare, però senza punti molto difficili, perché voglio far vedere bene la scanalatura dei colori, perché questa cake è bellissima. Ora in videocamera sembra tutto un po' più viola, però diciamo che sui colori un po' più spenti, diciamo un marroncino, un color borgogna e un rosa chiaro. Devo dire la verità, io adoro questa cake, ce n'ho anche un'altra, non so se me ne basterà una per fare tutto lo scialle, poi quando l'ho finito ve lo faccio vedere. Io diciamo che ora sto prendendo anche la mano a lavorare con i ferri circolari, mi trovavo male a fare il punto rovescio perché non avevo preso bene l'idea di come si facesse il rovescio. Io sono abituata con i ferri normali, ma devo dire la verità, se si prende il ritmo con i ferri circolari si va molto più veloce, specialmente sul dritto io vado velocissima, quindi promossissimi. Poi questi della Prime sono meravigliosi, costano 40 euro il set, però sono meravigliosi. Basta, questo è quanto, vi saluto, vi lascio il link del precedente video, sempre vi facevo vedere gli acquisti, mi raccomando guardatelo, se avete delle domande lasciatemi un commentino perché tanto rispondo a tutte. Ciao ciao a tutte e a tutti, soprattutto. Ringrazio ancora Max, ringrazio Marina come sempre per la gentilezza e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!